Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video di Dragon Ball What If. Questa volta però non siamo col classico What If, ma siamo con un altro What If sperimentale. Dato che siamo arrivati a 300 like nel video appunto sul What If sperimentale, ho deciso di portarne un altro. Purtroppo il What If classico, diciamo quello della serie principale, questa settimana non uscirà, proprio perché non abbiamo avuto tempo, né io né Chroma, né di scrivere il What If né di fare le clip. Quindi ragazzi, questa settimana però, in compenso, uscirà un altro What If sperimentale su un'altra storia che non so onestamente quale sarà, ma la deciderò in seguito. Inoltre ho qualche piccolo annuncio riguardo al canale. Prima di tutto voglio portare altri 4 video in più a settimana, ovvero fare praticamente un video al giorno. E questi 4 video saranno alla fine dei video di 3-4 minuti, abbastanza semplici ma carini da vedere, dove metterò delle canzoni in sottofondo e farò degli scontri su Xenoverse, dei scontri G1 contro CPU oppure dei scontri 2 contro 2 e così via. Farò comunque degli scontri carini che potrete richiedere voi. Infatti nei commenti del primo video di questa tra virgolette serie potrete richiedermi appunto uno scontro. Inoltre ragazzi, finito il What If principale, diciamo, passerò a Dragon Ball Malum. Finalmente farò un What If interamente mio, che programmo da un bel po' di tempo, e finalmente ho deciso di portarlo a termine. La storia e i personaggi saranno molto fighi e vedrà come protagonisti Feraz e la sua versione tra virgolette malvagia e suo nemico Zaref. Devo dire ragazzi che portare a termine questo progetto sarà abbastanza complicato, perché dovrò fare tutti i personaggi inediti. Infatti non ci saranno personaggi che già conoscerete, ma ce ne saranno molti nuovi. Infatti saranno inclusi nel pack solamente per i Patreon. Ed inoltre ragazzi, vi consiglio di andare a seguirmi su Facebook, dato che la pagina è tornata finalmente attiva. Supremo Vin10 si è proposto di aiutarmi con i post e tutto il resto, e quindi ora diciamo sto messo abbastanza bene. Se volete pure voi proporvi come admin della pagina ed editor, potete tranquillamente contattarmi in privato su Telegram. E nel frattempo però andate a seguirmi su Instagram e Facebook, dove appunto troverete degli aggiornamenti, delle piccole cose come sondaggi e meme sul canale. Inoltre ragazzuoli, nel frattempo ci curiamo perché ci stanno facendo praticamente il culo. Comunque ragazzuoli, parlando di cose serie, oggi il What If riguarderà una storia dove Baby si fonde con Zamasu fuso, e quindi vedremo Baby Zamasu e i Super Saiyan Blue e God fusi a Super Saiyan 4. Praticamente è un Dragon Ball Super GT. Sì, diciamo che si può chiamare così. Comunque ragazzi, detto questo, spero che il video vi piaccia. Buona visione. Non dimenticatevi di lasciare like. In questa realtà Baby si risveglia prima del tempo e decide di viaggiare verso l'universo 1, dove uccide il Kaioshin di appunto quell'universo, rubandogli l'anello del tempo e gli orecchini Potara che gli permettono appunto di viaggiare nel tempo. Qui Baby si ritrova in una realtà dove c'è ancora Zamasu fuso che sta combattendo contro Vegito Blu. Qui lo Tsufuru si fonde con Zamasu fuso, impossessandosi appunto del suo corpo. Sconfigge Vegito Blu e torna nell'universo 7 del presente, dove si appresta ad affrontare Goku e Vegeta. A quanto pare riescono a tenergli testa, anche se in realtà nella storia non è così, ma appunto Zamasu è molto più forte di Goku e Vegeta. Allora, cerchiamo di fare qualcosa di decente. Ok, guarda come non ci credo, cioè non capisco perché... Io non capisco perché Goku ha un moveset diverso da quello che ha di solito, però boh. Sarà qualche problemuccio con le mod. Magari ho installato qualcosa che non neanche la ricordo, però dettagli. Una cosa divertente è che ancora il nostro caro Zamasu non è riuscito ad eliminare Goku. E i cristoni atmosferici fra poco partono, perché non si può fare sta vita. E che cazzo. Ok,
Cerchiamo di fare qualcosa di utile. No, neanche. Fantastico. Goku ancora non viene sconfitto. Questa è la cosa divertente. Ok, dai, ti prego. Niente, Zamasu è costantemente interrotto da questo bastardo di Vegeta, che è un piccolo Fighisugaming ovviamente. Cosa divertente è che sto Zamasu dovrebbe avere un sacco di vita perché è fatto OP. Però, dettagli. E niente, Goku si beffeggia perfino di Zamasu. Comunque dai, cerchiamo di finire questa storia perché mi sono abbastanza triturato i maroni. Ancora niente. Fantastico. Poi Vegeta. Ora io appena affronterò Vegeta, gli restituirò quelle che mi sta dando e gliele darò con gli interessi. Ok, Goku è morto. Non ci credo, non ci credo, Goku è morto, raga. Ah, non sono mai stato così contento per la morte di Goku. Cioè, neanche tipo se non se fosse morto affrontando Kafla, impedendo così l'eliminazione di Kaoli e Kale. Ok, no. Bastardo Vegeta. Ora mi vendico io, però. C'è un cagacazzo assurdo, Vegeta. Ok, no. Qua, raga, la situazione è grave. Ma tanto grave, Perché ora abbiamo di nuovo contro due avversari. Ed è difficile. Perfetto. Vegeta è stato ucciso e finalmente tocca a Goku. Dai, finiamo col divine lasso. No, non finiamo col divine lasso. Dai, finiamo. Ti prego, col divine lasso. Oh, questo sì che è un bel finale, raga. Con la grandissima potenza di Zamasu fuso su Versione 4 Baby, cioè altri due titoli potevano emettere ieri, abbiamo sconfitto Goku e Vegeta. Ma ora i due guerrieri canalizzeranno il Super Saiyan God nel Super Saiyan 4. I due quindi sono diventati Super Saiyan 4 God, ovvero un Super Saiyan 4 che ha miscelato il potere del God, dell'essenza divina appunto, in questa forma. I due riescono a colpire molte volte Zamasu, però giustamente ancora il dio è troppo forte. Nonostante sia messo in difficoltà, però non riescono a sconfiggerlo. Zamasu quindi ha ancora qualche piccolo asso nella mano che colpisce qualche volta Goku e Vegeta. Inoltre, come possiamo notare appunto, cerca di resistere ai colpi come più gli riesce appunto. Notare come sta cercando di salvarsi. Qui i nostri eroi, per affrontare al meglio Zamasu appunto, diventano Super Saiyan Blue 4, canalizzando appunto il potere del Super Saiyan God Super Saiyan, chiamato Super Saiyan Blue, appunto nel Super Saiyan 4. Se Vegeta non si trasforma perché l'intelligenza artificiale di questo gioco è spettacolare, però dettagli. Quindi il nostro Goku, fallendo tremendamente la mossa, ora carica la sua potenza per colpire con una mossa potentissima Zamasu, che nel frattempo cerca di distogliere appunto la tensione creata da Goku stesso. Goku cerca a quanto pare di aiutare l'amico in difficoltà e non ci riesce, fantastico. Mi sta un'altra volta la mossa, seconda volta che mi sta una mossa, fantastico. Notare quanto è figo questo Goku. Ah, Kamehameha 10 che però viene praticamente evitata. E i nostri eroi a quanto pare cercano ancora di scalfire Zamasu, che a quanto pare qualche colpo lo subisce. E a quanto pare lo hanno appena sconfitto. Dai, guardate quanto sono fighi e potenti. Cioè, Super Saiyan Blue, Super Saiyan 4. Cioè, i due anime continui di Zeta che si uniscono. Quanto può essere figa questa cosa. Qui Zamasu, corrotto dalla potenza che si stava accumulando e dalla rabbia verso Goku e Vegeta, si trasforma in una forma enorme che miscela appunto il potere da Ozaru del Super Saiyan 4 alla sua forma divina, diventando appunto corrotto. Qui Goku e Vegeta, per diciamo combattere il nemico, si fondono in Vegito grazie ai potari che gli sono stati dati in precedenza da Shin. Quindi qui nasce Vegito Super Saiyan 4, che andrà ad affrontare Zamasu fuso corrotto grande scimmia. Lo scontro è a dir poco devastante e il fierissimo Vegito Super Saiyan di quarto livello si prepara a fare il culo a Zamasu fuso, che riesce a fare ben poco nonostante la sua potenza sia molto alta. Però nonostante ciò Vegito fatica a sconfiggere Zamasu e viene colpito qualche volta dai suoi colpi potentissimi.
qui Vegito, cercando di colpirlo, ma venendo appunto respinto dal dio che sta utilizzando tutta la sua potenza, cerca di colpirlo ancora, ma viene a sua volta colpito da un'esplosione dell'aura. E ciò porta a caricare l'aura per trasformarsi nella forma definitiva del Super Saiyan 4. Appunto il Super Saiyan Blue 4, che si prepara, che servirà per sconfiggere la minaccia. Qui Zamasu cerca di colpire Vegito, che contrattacca con dei colpi potentissimi. Inoltre il dio non riesce più a fare niente, se non a dargli qualche piccolo colpetto che non è per niente efficace. Vegito quindi utilizza una super Kamehameha finale, che purtroppo però evita il nemico, ma non si demoralizza e continua a colpirlo con dei pugni potentissimi. Zamasu continua a subire e viene praticamente stordito facilmente da Vegito, che colpisce il nemico con dei colpi ad altissima velocità, poi lo schiaccia verso terra ed inoltre lo colpisce con una super Kamehameha finale, che questa volta è andata a segno, vero? Sì! Ed ha pure sconfitto finalmente la minaccia. L'individuo nato dalla fusione dei due Saiyan, che sono arrivati a diventare forti quanto delle divinità, ha finalmente sconfitto la minaccia di Zamasu. Ragazzuoli cari, questo video finisce qua. Io vi ringrazio di averlo visto fino alla fine. Vi invito a lasciare mi piace, commentare il video e condividerlo con i vostri amici. Inoltre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo al canale. Io vi invito ad entrare nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Ed inoltre andate a seguirmi su Instagram e su Facebook, dove pubblicherò qualche piccolo aggiornamento e dei sondaggi per coinvolgere voi fan. Inoltre tenetevi pronti, perché a 300 like farò un altro episodio sempre su questo What If sperimentale, uno ovviamente in più rispetto a quello che farò venerdì prossimo. Io vi ringrazio ancora una volta di aver visto il video e noi ci vediamo ad un prossimo video di una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.